Добрый день! Привет, друзья мои! Sono Anna Larina, sono insegnante di russo. Mi fa molto piacere che siamo finalmente arrivati a 1000 iscritti. Grazie a tutti voi per tanta fiducia, grazie di cuore, perché non so se vi ricordate, ancora qualche mesetto fa eravamo a 200, grazie. Adesso sono veramente grazie mille a tutti gli effetti. Vuol dire che quello che faccio lo trovate utile e la vostra vita cambia per il meglio. Per me non sono semplicemente parole, perché sono una persona comunque che ci tiene a quello che fa. A me non mi interessa fare qualcosa, essere pagata e poi i risultati, se ci saranno, saranno. Non è da me. Per me è importante anche vedere i progressi, è una cosa essenziale. Per me è importante sapere e vedere che la persona ottiene qualcosa anche da queste lezioni gratuite. Poi, per chi invece vuole studiare con me, perché ultimamente mi arrivano talmente tante domande che ho detto faccio di nuovo un video così faccio prima e rispondo a tutti. La domanda che mi pongono ultimamente è: ma tu insegni online o fai anche lezioni individuali? Io faccio lezioni individuali online, per intenderci. Allora, quello che è gratis, quello che potete vedere quando volete, sta su YouTube. Se volete invece un percorso individuale, cioè dove ci siamo solo io e voi, io e tu, che mi stai guardando, allora diciamo le modalità sono diverse. Poi un'altra cosa che mi scrivono, non so perché, ma molto spesso, se io fossi a Roma, verrei volentieri a studiare da te. Ma pure se siamo a Roma, pure se siamo vicini di casa. Io insegno online, ho trovato una piattaforma molto molto comodo. Praticamente le lezioni si svolgono a forma di una videochiamata, però non è Skype. È un sistema simile, ma Skype non garantisce una connessione stabile e non dà l'immagine di qualità. Quindi io uso quel piattaforma là, è gratuito, almeno per voi è gratuito. E le lezioni si svolgono online in maniera individuale, cioè stabiliamo gli orari e i giorni in cui possiamo studiare. Naturalmente siamo tutti flessibili, se succede un imprevisto ci si avvisa in anticipo e pace. Poi, per quanto riguarda le lezioni stesse, come sono fatte, che cosa si fa, se sono diverse da quelle che faccio su YouTube. Naturalmente sono diverse perché su YouTube io condivido le informazioni in modo più chiaro possibile, io spiego le regole in modo più chiaro possibile. Quindi, se quello che vi interessa sono le regole della lingua, ed è quello praticamente la base di ogni lezione normale, dappertutto, ma non da me, io ho fatto il corso videogrammatica. Solo le regole, tutta la stessa identica cosa come su YouTube, però molto 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 più dettagliate. Prendiamo un argomento e so 40 minuti che io racconto di uno dei casi, dell'aspetto verbale, dei verbi di moto, aggettivi, avverbi, tutto quello che può servire. Così come mi vedete normalmente nei video con la lavagna, io scrivo e spiego tutto. Quindi se vi servono solo le spiegazioni, ed è normale, per esempio per le persone come me che studiano da autodidatta, mi piace proprio studiare da autodidatta, però mi serve comunque il sostegno di qualcuno, perché altrimenti io spendo il triplo del tempo rispetto a quanto potrei. Quindi, se voi sapete già come bisogna studiare, se conoscete i principi, magari siete studenti di lingue che vi devo spiegare, sapete tutto. Quindi vi serve magari avere la struttura un po' più chiara, più precisa, più, come dire, comprensibile, no? A questo punto la grammatica aiuta, quindi se già potete ascoltare dei video in originale, i dialoghi e qualcosa, però non capite proprio perché magari la parolina ha una certa desinenza. La videogrammatica fa per voi. Io lascio poi tutti i link sotto il video, quindi potete vedere, ordinare tutto quello che fa meglio, sta meglio a voi, risolve il vostro problema. Se invece il problema non sta solo nella struttura, nelle terminazioni delle parole, ma in generale, no? Se uno comincia da zero, oppure si è provato in diversi modi, ma non,
c'è qualcosa che non va. Allora la soluzione potrebbe essere quella di lezioni individuali. Durante le lezioni individuali noi ci concentriamo sempre sul vostro problema. Se voi imparate il russo per comunicare con i vostri familiari, per esempio, non lo so, moglie russa, no? Bambini adottati dalla Russia e parenti e amici russi, magari siete stati in Russia e vi piace un sacco il paese e conoscete qualcuno là, volete comunicare, ma non ci riuscite, no? A sto punto chiariamo dove vogliamo arrivare, perché da questo dipende il lessico, dipendono le parole che vi devo dare. Se voi studiate il russo per parlare con i clienti, non sarà lo stesso vocabolario come per esempio quello che studiamo con gli studenti che devono parlare il russo per comunicare in famiglia, perché padelle, pentole, amore, viaggi, tutto quanto non è la stessa cosa che si dice parlando con i clienti, dove ci sono più contratti, trattative, mail, spedizioni e roba del genere. Quindi prima è molto importante capire con chi dobbiamo parlare e di che cosa. Dopodiché ci si può rivolgere a me e cominciamo a risolvere il problema. Comunque, la base delle mie lezioni sono lo strumento, diciamo, per risolvere il vostro problema e anzi per raggiungere il vostro obiettivo, magari non è manco un problema ancora. Sono i video. Io uso comunque solo i filmati in originale. Se parliamo di business, allora ci saranno i video dedicati al marketing, alle vendite, alle cose inerenti, diciamo, al vostro settore. Se parliamo della famiglia, allora la struttura cambia e usiamo magari più i filmati, i video, i film, cartoni dedicati proprio alla famiglia, no? A come si comunica tra le persone care, diciamo. E poi una cosa importante è quella che io non ho mai più di 5 studenti in parallelo, cioè 5 persone nello stesso periodo, non nella stessa aula, ma nello stesso periodo di tempo, che possono essere 3 mesi, 4, 5, normalmente il mio aiuto è sufficiente per 4-5 mesi, diciamo così. Il resto dipende dallo studente, perché io in 4 mesi posso dare tutta la base indispensabile per far continuare da soli. Poi se lo studente non ha tempo per apprendere, è un po' pigro oppure non lo so, fisicamente non ce la faccia, è qualcosa che gli impedisce e non se la sente ancora di continuare da solo, allora possiamo studiare ancora. Però ripeto, quello che serve da parte mia, io riesco a trasmetterlo in 4-5 mesi, perché il compito dell'insegnante è rendere lo studente autonomo. Quindi il compito mio può essere compiuto in 4-5 mesi. Poi, come ho già detto, per quanto riguarda la quantità, prima erano massimo 5 persone. Adesso diventa sempre più difficile perché io ho altri progetti, anche progetti di gruppo, e mi resta sempre meno tempo. Quindi adesso posso avere solo 3 persone. Cioè, ecco, prima di tutto si parte dalla resistenza umana, no? Cioè, prima di tutto, mai più di 5. Cioè, mai più di 5 cioè, tu sei diplomato? Sì. Mai più di 4. Cioè, mai più di 4, ecco, però bisogna misurare l'intensità. Allora, che succede? Se quella volta in uno ne hai fatte due, te la sei bruciata, no? Cioè, l'hai persa, e allora in quel caso, mai più di 3. È chiaro? Sì. Ok, adesso spero che sia chiaro perché sono 3. E quindi se volete, se avete mai pensato di studiare con me, mi raccomando, non aspettate l'ultimo momento, perché a volte non ci sono i posti, quindi pur volendo non posso prendervi e dovrete aspettare altri 3, 4, 5 mesi. Se avete mai pensato di studiare con me, non mi importa dove state, potete stare in Russia, in Brasile, in beh, confuso orario magari no, in Brasile magari sarà un po' troppo, però si può trovare soluzione a tutto. E noi studiamo dal lunedì al sabato, gli orari sono sempre da concordare, la mattina, pomeriggio, la sera, e tutti i dettagli saranno nel link, come sempre sotto questo video, potete leggere e capire meglio se vi sta bene questa soluzione oppure no. Poi un altro progetto mio è la chat in lingua russa. Per intenderci, non ci sono lezioni, la chat
è intesa e ideata come un posto per conversare. Quindi nella chat noi parliamo e basta, parliamo di tutto. Quindi si può fare domande di qualsiasi genere. L'idea mia stavolta di questa chat è farvi parlare delle stesse cose delle quali parlate nella vita reale, però farlo in russo, perché così poi vi sentite più a vostro agio quando capiterete nella stessa situazione parlando con i madrelingua. Quindi già conoscerete dei modi formale e informale per salutarci, già conoscerete certi termini, già potrete parlare un po' di tutto, della politica, del cibo, della situazione attuale. E quindi la chat serve per imparare a parlare. La nostra chat imita la situazione reale, quindi per fare un po' di pratica è perfetto. Se non avete grossi problemi con la grammatica, non vi devo insegnare nulla di speciale, però vi manca la pratica, almeno quella scritta, volete migliorare magari la grafia, l'ortografia, potete scegliere questa soluzione. Il link, come sempre, lo lascio qui sotto. Credo di aver detto tutto. L'ultima cosa, se volete essere aggiornati per non mandarmi la solita frase "ti ho conosciuta troppo tardi", ho visto troppo tardi il tuo video, cioè dopo 2 mesi dal momento in cui l'ho pubblicato, attivate l'iscrizione, iscrivetevi al canale e poi c'è un simbolo tipo la campanella, qualcosa del genere. Dovete premere questa campanella, così vi arriveranno le notifiche in tempo reale. Io stessa faccio così, ci sono persone che seguo, ho scaricato l'app sul telefonino, YouTube, e ogni volta quando qualcuno mette il video mi arriva e lo vedo proprio dopo 3-4 minuti. Vi propongo di fare la stessa cosa se vi trovate a vostro agio con i miei video, le mie lezioni, i miei progetti e volete essere sempre al corrente tra i primi. Vi saluto, Всего хорошего, in bocca al lupo e studiate il russo. Пока!